le temps file ce jeu. L'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ce jour, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour sa chance et tous ses pleurs qu'on peut pas retenir. Et puis sans qu'on y pense, la vie s'en va emportant nos souvenirs. Le temps file ce jour à Paris comme ailleurs. Et passent les semaines et l'espoir s'émeut. Ho ricevuto il vostro biglietto. Perdonatemi se vi ho disturbata, ma non so a chi rivolgermi. Sono disperata. Io farò tutto quello che posso, ma cercate di stare calma. Forse la cosa non è così grave. Oh, forse è vero. Chi vi ha detto che io sono di Bergerac come voi? Una vicina che legge i giornali e conosce tutto della vita del signor commissario. Io sono la figlia del farmacista di Bergerac. In piazza? Sì, sì, sì. Ah. Sì, eravamo tre sorelle, ricordate? Beh, quando voi eravate bambina, io già da anni lavoravo nei campi. Abitavamo vicino al ponte della Dordogna in una casa con la torretta. Io ho aiutato in farmacia per un paio d'anni. Poi mi sono sposata. Noi in farmacia ci si andava di rado. Mi ricordo di essere venuta una volta sola, quando stava per morire mio padre. Signora, che cosa posso fare per aiutarvi? Oh, convincere il signor commissario che il mio Paul è innocente. Non è lui che ha ucciso il signor Coucher. Ma ve l'ha detto lui? Sì, ma era sincero. Vi giuro che era sincero, io lo conosco. Quando gli avete parlato? Alla notte stessa. È venuto qui alle tre per prendere un po' di denaro, qualche cosa per partire. Ma se non è stato lui ad uccidere, come faceva a sapere che era stato commesso il delitto? Uscendo dal cinema, dopo l'ufficio, si è accorto di avere dimenticato nel laboratorio l'impermeabile. È andato per riprenderlo e ha visto la polizia. Ha udito i passanti parlare. Benedetto ragazzo, ma allora perché non sei presentato subito? Oh, aveva in tasca la rivoltella. Aveva minacciato di uccidere il padrone. Ha avuto paura di essere incolpato. Ma adesso voi non avete un'idea di dove può essersi nascosto? No. Signora, no. Bisogna assolutamente ritrovarlo. Convincerlo a costituirsi, anche se certi indizi sono contro di lui. Ma sei innocente, tutto si chiarirà, vedrete. Io conosco mio marito, si accanisce per scovare un colpevole allo stesso modo che può difendere un innocente. Ma statene certa. Signora Terry, calmatevi. Signora Maigret? Buonasera, signora Maigret. Ah, ma sei qui? E come mai? Andiamo a casa insieme? Tu vuoi? Certamente. Ma come hai fatto? Prendiamo un taxi? Ecco, il solito spendaccione, no. No. Prendiamo il metro. Prendiamo il metro.
sapevi che ero dalla signora Tardier? Un bel poliziotto sarei se non sapessi dove mia moglie va di nascosto. Gli agenti sorvegliano la casa. Mi sentirà Jerome, eh? No, signora Maigret, questa non è una nostra faccenda privata, è una questione di ufficio. Per le questioni di ufficio Jerome non è né tuo o mio nipote, ma un funzionario mio dipendente. No, non ho fatto niente di male. Questo poi ne riparleremo. Non vuoi sapere com'è andata con la signora Tardier? È andata bene, lo so già, va bene. E come lo sai? Ma come lo so, premi dal desiderio di informarmene, perciò... Io vorrei sapere come ti è venuto in mente che io... Come? Ero... Alle nove non eri ancora rincasata, perciò ho dato l'allarme, dico, dove è andata questa? Ma perché che ore sono? Che ore sono? Non lo so, ma credo che sia abbastanza tardi. Le 10:10, hai capito? Le 10? Oddio, la cena! No, non preoccuparti, c'è Jerome che la sta preparando. Jerome? Sì. E che il cielo ce la mandi buona. Ma... ma com'è? È amaro. È bruciato. Un po', sì. Come un po'? Un po'. No, sopra è bruciato e sotto non è cotto, dico. Ma perché andava rivoltato? Da rivoltato, certamente vuoi fare. Ma sai, lui poverino non è pratico. Quante uova ci hai messo? Quattro. Quattro? Va bene, giusto. Giusto, bravo. Per me è troppo. Scusa, cioè, ma sento questa amara del bruciato proprio non. Non mi va. Non te n'hai a male, no? No. Comunque, vi stavo dicendo. La nonna lo crede innocente, naturale, ma tu cosa le hai detto? Io l'ho detto che anche tu non lo pensi colpevole. No, guarda, io non ho mai detto una cosa simile. Dai tuoi discorsi mi pareva di aver capito che tu pensavi che... Ah, ti pareva? Tu credevi di aver capito che io pensassi? No, evidentemente d'ora in poi bisognerà che io chiacchieri un po' meno in casa mia. La nonna del ragazzo ti ha detto almeno dove potrebbe essersi rifugiato il nipote? Sì. Sì, mi ha dato il nome e l'indirizzo di tre suoi compagni di Parigi. Compagni, non amici. E l'indirizzo di una zia. Aspetta, l'ho nella borsetta, vado a prenderti. Mangi anche il mio. Ti piace? Con quell'amarognolo così. Anzi, forse quello di... Poi non c'è solo il ragazzo che potrebbe essere l'assassino, In quella casa lì, in quell'ufficio, nella vita di Coucher, la gente strana, sospetta, la trovi ad ogni passo. Per esempio, perché non il direttore? Ma chi? Il signor Philippe? Signor Philippe? Scusa. Signor Philippe, insomma, sapere... che Coucher avrebbe portato i 300.000 franchi. Indirizzo. Qualcuno ce li ha quei denari adesso? La signora Martin, per esempio, no? Oppure il figlio di Coucher, Roger. 300.000 franchi per un disperato come lui. Poi c'è anche Nina, c'è la ballerina, no? Con la faccia ingenua. No, che cosa sai tu? Lei no. E perché non la signora Coucher, la vedova? No, ma che dici? Che dico? Che lei potrebbe essere nella lista, no? Forse non tanto, vedi, per ragioni di denaro, no? Ma per mettere fine ad una situazione, quel figliastro che ricatta tuo marito, la tresca con la ballerina. La signora di una famiglia distinta di provincia non può mettere scandali. Vedete come si può andare lontano seguendo le supposizioni, Le apparenze si smarrisce. Eppure esiste un luogo in quel caseggiato da cui si poteva vedere tutto. Le finestre dei Martin. Ah sì, qual è?
Sì, ma in Martin però affermano di non aver veduto niente, allora non sono curiosi. Guarda, questi indirizzi li devi dare a Torrance. Sa lui cosa farne. Beh. Tu vieni ad aspettarmi domattina nel cortile dei laboratori Couchet. Non tanto, tanto presto, alle 9, diciamo, va bene? Va bene. Hai già finito? Mangia, mangia. Grazie. E se... Stasera saprò dov'è. Vabbè, vieni nel mio ufficio, eh? Esco alle 7. Vabbè, d'accordo. Vai, vai. Signora Borsier, come va? Bene, grazie. Fa piacere di vedervi. Oh, andate. Credevo voleste andare dai signori Martin. No. La signora Martin è stata molto male questa notte. Hanno dovuto chiamare il medico d'urgenza. Ah, sì? Credete che ci sia qualcuno in casa? Quella è un po' tocca. Sì, eh? Buongiorno, signor commissario. Buongiorno, signora... Boursier. Buongiorno. Per carità, fate piano, signor commissario. Si è appena addormentata. Accomodate. Permesso. Scusate. Tanto. Prego. Scusate, vi precedo. Io desideravo solamente avere notizie della signora. Allora, la portinaia vi ha detto. Sì, ma cos'è stato? È stata una cosa terribile. Un sistema nervoso già, sì, già costituzionalmente un poco, con queste scosse, capite, commissario? Accomodatevi, prego. Grazie. Volete un caffè? No, grazie. Permettete che lo prenda io. Prego. Nessuno... Forse ieri sera la signora ha avuto qualche contrarietà, no? No. Ha avuto visite? No, nessuno. Forse è venuto il figlio della signora, no? No, niente, nessuno, è stata una cosa improvvisa, così. Si può dire che è incominciata subito dopo cena. Voi non avete nessuna idea su questo delitto, vero? Scusate, io che idea posso avere? Io vi giuro che... Se avessi qualche idea io ve la... Martin, che cosa succede? Niente, mi è caduta una tazza, cara. Se avessi qualche idea io ve la... Certo. Voi siete un bravo uomo, non è vero, Martin? Un uomo onesto, non è vero? Se sapeste qualche cosa che può aiutare la giustizia a scoprire il colpevole, sentireste il dovere di parlare, non è vero? Ah sì, sì, certo. Ma io non so nulla, ecco. Che opinioni avete di vostro figliastro? Roger. Ah, Roger.
Roger è più disgraziato che cattivo. Tutta la colpa, credetemi, è stata di suo padre. Che mia moglie ha ragione, non si dovrebbe dare tanto denaro ai ragazzi. E quel che è peggio è che Couchet non lo faceva per affetto. Ah no, anche in questo mia moglie ha ragione. Il figlio gli era indifferente. Sì, lo faceva per liberarsene in qualche modo, sì, per mettersi a posto con la coscienza. Come sarebbe mettersi a posto? Couchet aveva dei torti verso Juliette. Juliette? Juliette, mia moglie. Ah. Okay. Juliette è stata la prima moglie di Couchet e lui l'ha sempre trattata come una serva. Sì, pure lei l'ha aiutato nei momenti difficili e dopo neanche un po' di riconoscenza, ecco. La signora si era maritata. Sì, sì. Martè! Scusate. Martè! Ma si può sapere che cosa stai raccontando? Ma sto parlando con... Ho sentito che c'è di là il commissario, è con lui che parli. Sì, ma sì. Che cosa vuole ancora? Cara, è salito per prendere le tue notizie. Sì, va bene, fallo entrare. E prego, commissario. No, Marta, aspetta, vieni qui da me. Scusa. Dammi un asciugamano. Un asciugamano. Presto. Scusa, un momento, subito. E poi anche... Posso chiedere uno specchio. Uno specchio di un pettine. Ma ti stanchi, cara? No, non mi stanco. Tieni lo specchio bene. Ecco. Leggilo così. Ma no, non sei capace di fare nulla, lascia stare. Porta via quella catinella. Oddio, gli uomini. Se non ci siamo noi, la casa si riduce proprio una stalla. Cos'è? Tieni, porta via e fa entrare. Su, fallo entrare. Il commissario, prego. Se vuoi, prego. Grazie. Permesso, signor. Buongiorno. Come vi sentite? Meglio adesso, però. Però non me la sento ancora di alzarmi. Certo. Ma voi siete salito proprio soltanto per domandare mie notizie? Sì, dovevo visitare i laboratori Couchet e la portinaia mi ha detto di voi, allora. Avete scoperto qualche cosa? No, non ho scoperto niente. Beh, io adesso vi tolgo il disturbo, signore, vi auguro una pronta guarigione, ma mi pare che già stiate meglio, eh? Buongiorno signora, scusate, auguri. No, restate signora Marta, restate con la signora, io oramai conosco la strada. Commissario. Non avevate suonato da me poco fa? Sì, veramente, ma poi... Ero addormentata e questa notte c'è stato un gran trambusto in casa dei miei vicini. Non ho potuto chiudere occhio. Mm. Volete accomodarvi? No, non adesso, non ho tempo. In un altro momento poi verrò. Buongiorno. Sono qui, commissario. Ah, devo andare un momento sopra. Hai dato a Toranzo gli indirizzi dei compagni e l'indirizzo della nonna del ragazzo Ferrand? Sì, Toranzo ha incaricato Jambier di mettersi d'accordo con i commissariati di Parigi e la polizia di Bergerac. Vabbè, allora aspettami qui, probabilmente avrò un incarico da affidarti. Ho intanto domanda alla portinaia se gli spazzini hanno già vuotato i cassoni dell'immondizia. Capito? Bene. Vado su un momento.
Accomodatevi. Grazie. Un momento e avverto l'ambasciatore. Buongiorno. Eccellenza. Io sono il commissario Maigret della polizia giudiziaria. Conosco piano. Vi prego di parlare a bassa voce. Desidero che mia moglie non ne sappia ancora nulla, almeno per ora. Scusate. Nelle condizioni in cui si trova. Prego, accomodatevi. Grazie, eccellenza. Prego. Grazie. In che cosa posso servirvi? Ecco, eccellenza. Voi avete conosciuto il signor Couchet? Sì, appena di vista. L'avrò incontrato, se no, 2 o 3 volte in cortile. Ecco. So però che faceva parte di un club del quale faccio parte anch'io, il Club Haussmann. Sì, però credo che lo frequentasse poco anche lui. Ho l'impressione che fosse una persona, come dire, piuttosto volgare, o sbaglio? Beh, era venuto su dal nulla, non senza fatica, eh? E così... Le vostre finestre dove guardano qui? Sulla piazza. Ah, anche quelle di servizio? Sì, alcune finestre di servizio guardano su un cortiletto cieco. Ah, non sul cortile, diciamo così, grande? No, nessuno. Ho capito. Magnifiche quelle statue. Permettete, eccellenza? Prego, anzi. Queste porcellane, io sono un amatore. Sono lieto. Meraviglia. Scusate, eccellenza. Prego. Ah, che cosa, sono bellissime. Capodimonte. Carlo III. Stupende veramente. E questa? Sax. Ah, non è della stessa? No, Federico II. Di Prussia. Uh-huh. Ho capito, è molto bella anche questa. Prezio, fa quasi paura tenerla in mano, terrore che possono cadere, per carità. Bellissimo avere una collezione così, ma veramente... No, ancora un'informazione, prego. Eccellenza. So che più volte l'altra sera, la sera... del delitto, nell'attesa spiegabilmente ansiosa del lieto evento, voi siete sceso a passeggiare nel cortile, vi ricordate? Avete incontrato qualcuno oltre me e la portinaia? Qualcuno che andava verso i laboratori Couchet? No, almeno non mi pare, non... sapete, ero così preoccupato... La portinaia potrebbe esservi più precisa. No, la portinaia non sa nulla. E un momento, aspettate, io... No, è una cosa che non può avere alcuna relazione con... Dite ugualmente. A un certo momento ho sentito rumore dalla parte dei cassoni della spazzatura. Avevo del tempo da perdere, mi sono avvicinato e ho visto un'inquilina dell'ammezzato. Ah, la signora Martin? Sì, mi pare si chiami così. E confesso che conosco ben pochi i miei vicini. E cosa faceva la signora... Stava rovistando lì nelle casse. Io mi sono avvicinato, lei vedendomi mi ha detto: mi è caduto un cucchiaio d'argento nella spazzatura. Io le ho chiesto: l'avete ritrovato? Ah. E lei mi ha risposto con una strana fretta: sì, e se n'è andata via quasi di corsa. Ho capito, e dove è andata? A casa sua, credo, è salita nelle sue scale, che non sono le stesse del mio appartamento. Sì, so che ci sono le due scale. Prego, commissario, prego, accomodatevi. Non sapete dirmi a che ora pressappoco è avvenuto questo episodio? Ora francamente non... Sì, un momento. Sì, io ancora non avevo cenato, il mio cameriere insisteva per farmi prendere un tè con qualche tartina. Sì, deve essere accaduto prima che prendessi il tè. Allora, prima delle 8:30. Sì, diciamo le 8, ecco. Grazie, eccellenza. Scusate tanto il disturbo. Prego, vi pare. Resto ad ogni modo sempre qui a vostra disposizione, commissario. Grazie. Vi accompagno. No, conosco la strada. Ancora complimenti, eccellenza, per il lieto evento. grazie. Maschio. Femmina. Ah, insomma, quest'altra volta... Di nuovo, commissario, arrivederci. E poi potremmo andare al cinema. Sapete, io ho 2 biglietti. Il commissario Maigret è mio zio. E allora sapete... Mi dispiace, ma stasera non posso. Siete molto gentile, ma forse un altro giorno... No, un altro giorno io sono di servizio, mi è impossibile... Esatto. Come si fa? Potremmo combinare... Ma ecco il commissario, vi lascio. Scusate.
Commissario, la portinaia dice che la spazzatura è stata portata via questa mattina alle 6 come tutti i giorni. È importante? Non so se è importante. Per te è importante stare qui a fare le chiacchiere con le ragazze qui del... Indagavo. Buongiorno, signora. Buongiorno. Stavo parlando con mio nipote. Dunque, volevo domandarvi una cosa, signora Boursier. Mi chiedo sempre cosa no. Al mattino li mettete sempre fuori sul marciapiede i cassoni della spazzatura? No, da quando sono rimasta vedova come farei da sola. Ecco. Ma gli uomini della nettezza urbana sono gentili, capiscono. Certo. Con un bicchiere di vino di tanto in tanto ci pensano loro a prendere i cassoni in cortile. Meno male. Sicché nessuno all'infuori della gente del caseggiato può frugare lì dentro, portare via roba, insomma. No, frugare lì dentro per sporcarmi in terra. No, per trovare, cercare un oggetto. Oh, ma che volete cosa? Che vengano a cercare? Cercare qui. Sì, sì. Dario, Dario! Oh, un momento, scusa. Ma dove andate? Venite qui! No, ma informati Dario, un po'. Su, su. Qual è la squadra della nettezza urbana che ritira i rifiuti di questo caseggiato? Poi rintracciala e se occorre vai allo stabilimento di incenerimento rifiuti a Saint-Denis. Voglio sapere se qualche cosa di speciale è stato ritrovato nella spazzatura di questo caseggiato. Sbrigati, eh? Se occorre prendi un taxi, poi firmerò io la giustificazione per l'amministrazione. Va bene, capo. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Procuratore, vi chiedo scusa di essermi permesso di pregarvi di venire nel mio ufficio, ma non volevo che conducendo da voi il ragazzo André si spaventasse, si chiudesse poi nel suo mutismo. Allora... No, no, avete fatto benissimo, ma non credete che anche la mia sola presenza possa... No, spero di no, poi non gli dirò chi siete, anzi mi spiace sedervi un po' in disparte magari. Ma certo, certo. Ecco. Sono molto grato, signor procuratore, della vostra comprensione. Per carità. Mi trovo però insolitamente emozionato, Maigret, come mai? No, sono un po' nervoso. Vi confesso, signor procuratore, che il caso di questo ragazzo braccato da noi, colpevole o no che sia, ha creato una certa angoscia in casa mia. Sì, perché mia moglie quando era bambina ha conosciuto la nonna di questo ragazzo, lo capirete, sono dello stesso paese, di Bergerac. È proprio... Vi dà noia la stufa? No, per trovo. Carità, anzi... Posso chiamare il ragazzo? Prego, prego. Torrance! Capo? Torrance, fai venire. Grazie. Vieni, vieni. Vieni, Andrei. Siediti, siediti. Hai avuto notizie del tuo compagno Paul? Mi ha telefonato oggi, all'1:30, al laboratorio. All'1:30? Ma tu cosa ci facevi a quell'ora in laboratorio? Paul mi aveva mandato questo biglietto. Ti telefonerò in laboratorio dall'1 alle 2. Ma tu come sei riuscito a rimanere in laboratorio dopo l'ora di chiusura? Ci rimango spesso quando fa brutto tempo. Mi porto da mangiare. Ho capito. Com'è arrivato questo biglietto? Per posta. Per posta. E la busta dov'è? L'ho buttata via. Ah, l'hai buttata. Ah, capito. La spazzatura questa mattina, quando vi ho parlato in cortile, l'avevo appena ricevuta. È destino che questa sia l'inchiesta della spazzatura. Beh, insomma, questa telefonata, cosa ti ha detto? Era un'interurbana. Mi ha detto soltanto, so che hai cantato con la polizia, sei una carogna, mi vendicherò. Senza dirti... subito attaccato. Non ti ha detto dove era, no, niente. Attaccato e basta. Facciamo dei bei progressi qui, eh? Non aver paura, ci siamo noi. Io non ho paura. Petorans, Javier. Andiamo, muoversi, muoversi, sì, qui. Sì, sì, capo.
Toranzi, chiama subito la centrale dei telefoni. Fatti dire se ci sono state chiamate interurbane per i laboratori Gusche oggi fra le 13 e le 14. È urgentissimo. Benissimo, capo. Tu, Jean-Vier, telefona subito a tutti i commissariati di Parigi, alla polizia di Bergerac, ai posti di frontiere, insomma a tutte le destinazioni interessate. Qualsiasi notizia del ricercato Paul Ferrand deve esserci comunicata immediatamente, capito? Va bene, capo. Ecco. Io adesso vado nell'ufficio, signor procuratore, poi mi troverai a casa, non mi muoverò di là. Va bene. Grazie per adesso, Andrei. Non aver paura, sai? Non ho paura. Va bene, bravo, bravo. Ma scusate, signor procuratore, sono subito da voi. Jerome! Sì? Vieni qua. Buonasera. Capo, sono stato a Saint-Denis, ma finora nella spazzatura non si è trovato nulla. Vabbè, ne parleremo più tardi. Adesso accompagna questo ragazzo da suo padre. Posso andare da solo? Sì, lo so, ma non è per te, non è per te, capisci? È per la mia tranquillità, dunque è necessario. È vero, signor procuratore? Certo, tu sei un personaggio troppo prezioso per noi. Vai, andate, 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 via, via. Che contate di fare? Scovare quel polvere. Sì, ma dove? Perché non si sa dov'è e voi non avete 100 braccia. No, io non ho 100 braccia, ma nemmeno lui ha 100 gambe, signor procuratore. Non può andare molto lontano. Comunque, come prevedevo, ho bisogno dell'autorizzazione ad agire anche fuori dal mio territorio. Allora... me ne occupo immediatamente. Ecco. E per quale località dovrebbe essere valida? Per Bergerac, no? Beh, non... scrivete Francia. Maigret. Mm. Maigret, che? Vieni a letto, caro. Sono le 3. Sì, sì, lo so, lo so. Ma vuoi restare qui, seduto vicino al telefono tutta la notte? Beh, sai, no, sto benissimo io qui. Stavo dormendo adesso. Vai pure a dormire, vai tu a dormire. Io Maigret, poi. Vieni. Buonanotte. Buonanotte, io sto proprio bene. Sai, non c'ho proprio... Sì? Pronto, sono Torrance. Scusate se mi sono avvocato. Scusate, ma ha telefonato Dormois. Aspetta, sono Torrance. No. Sì, ho capito, dico, ha telefonato... Ha telefonato Dormois. Chi è? Lo zio della signora... la signora Couchet. La signora Couchet numero 2. Lo zio? Sì. Ah, sì. Scusa, sai... ho capito, beh... hanno trovato il testamento, capo. Ah, beh, meno male. Ma dico, quando? Stanotte. Ah, stanotte l'hanno trovato. E allora, cosa succede? Vuol dire che in quella casa lì non si dorme, si cerca, si fruga, poi... Quando andiamo là, capo? Ma per me, sai, io potrei anche andarci domattina. No, credo mattina, cioè stamattina, dico. Guarda un po', si comincerà con una novità, meno male, scusa se sono ancora un po' addormentato. C'ho le ossa rotte e le formiche
Ho una gamba. Mi dispiace, capo, ma la notizia era importante. Beh, ho capito. Speriamo che sia una buona giornata allora, eh? A presto. A presto. Arrivederci. Arrivederci, allora. Dunque si è ritrovato il testamento. Sì, un documento ignobile. Tanto che ho creduto bene di non parlarne affatto a mia nipote, la signora Cochet. Beh, ma cos'ha di tanto deplorevole poi? Guardatelo. Ma, dico, dov'era? In un cassetto dello studio del defunto, l'ho trovato io. Questo è il mio testamento. So già che all'ultimo momento mi sarò dimenticato di fare un testamento in regola, perciò prego sin d'ora il mio notaio, signor Dampierre, di provvedere nelle forme di legge affinché il mio patrimonio alla mia morte sia nel miglior modo suddiviso in parti uguali tra, primo, mia moglie Germaine d'Ormois, secondo, la mia prima moglie, oggi signora Martin, abitante in via Morin 61, terzo, Nina Moanao, abitanti in via Pigalle, Hotel Pigalle. E non è un'ignobile beffa? Inutile dire che un testamento simile non ha valore. Ci sono mille motivi di nullità. Noi lo impugneremo. Ma mi è sembrato necessario avvertire i vostri uffici con urgenza perché credo che questo documento possa darvi qualche indizio. Aprire una pista nuova per l'inchiesta. Oh, certo, potrebbe diventare un elemento molto importante, colonnello. Non so se avete notato la mostruosità di quel documento. Viene dimenticato il figlio. Di lui nemmeno una parola. Oh, è enorme. Conoscete Roger? Io no. Conoscete Nina Moanar? Quella signorina non mi riguarda. Del resto, per classificarla, basta il suo indirizzo. Repigal. Oh. Ma cosa volevo dire? Ah, sì. Avete considerato la data del documento? È di 15 giorni fa. Due settimane dopo è stato ucciso. Supponete che una delle due donne di cui si fa menzione in quella carta fosse a conoscenza delle disposizioni. Ho tutte le ragioni di credere che esse non siano ricche. Non aggiungo altro. Siete troppo perspicace. Beh, ma però, perché dite due donne e non tre? Il testamento parla di tre donne, le tre donne di Cochet, se non vi dispiace. Signor commissario, io non sto scherzando. Ma nemmeno io sto scherzando. Ad ogni modo, colonnello, io vi ringrazio per avermi informato. Arrivederci e i miei ossequi alla signora Cochet. Ah, scusate, il testamento. Di nuovo, colonnello. Ah, mi volete per favore subito, dare? Subito. Bravo Cochet con le sue tre donne. Grazie. Tutti gli volevano bene, eh? Però qualcuno lo ha ammazzato, eh? Ciao. Arrivederci. Salve. Oh, buongiorno, commissario. Nina è su? No, è già uscita. Andava alla prova. Ah, andava alla prova. Dunque ha ottenuto la scrittura. Pare di sì. Bene, bene. Roger Cochet è in albergo? Oh, quello sì. Beh, se mi chiamano dalla centrale, mi date la comunicazione su in camera da d'accordo. Roger Cochet. Con permesso. Cosa volete?
Che cosa volete? È stato trovato il testamento. E allora? Ha lasciato tutto alle tre donne. Le tre donne? Sì. La moglie attuale, la prima moglie vostra madre e infine la sua amica, Ninà, che abita nella stanza accanto. Il notaio dovrà fare tre parti uguali. È una cosa da morire dalle risate. Direi che la cosa non vi ha molto emozionato, eh? Per me. Ma non avete bisogno di denaro? Me ne infischio del denaro. Ah, ne guadagnate già troppo, vero? Neanche un centesimo. Allora avete dei risparmi. Guardate. Frugate pure, non c'è altro. E allora che cosa contate di fare per non lasciarvi portare via l'eredità? Non mi interessa l'eredità. No? Allora non impugnate il testamento? No. I 300.000 franchi vi bastano? Provate a ripeterlo. Dico se i 300.000 franchi vi bastano. Calma, giovanotto. Vi sbagliate, commissario. E allora? Volete dirmi cosa farete appena che avrete speso questi 200 franchi? Quello che ho fatto finora. Vabbè. Adesso però non c'è più vostro padre, non potete più scroccargli del denaro. E allora... Volete darmi la vostra rivoltella? Permettete che prima me ne serva. Roger! Andiamo, andiamo, dammi questa rivoltella, su. Via, dammela, dammela, dammela. Quando torna Ninà, devo dirle che l'avete cercata. Oh. Commissario, la signora Maigret sulla linea 2. Non ci sono. Ma desidera solo sapere se andrete a casa per cena. Ma dì a tua zia che ho già pranzato, che ho cenato, che ho fatto colazione e che a casa ci torno quando mi sarà possibile. Ecco. Oh. Capo, ci sono... I rapporti dei commissariati terzo, settimo e nono. Beh, allora? Beh, il rastrellamento sta per finire, ma fino a questo momento niente di nuovo. Beh, metti lì. Il ragazzo Andrei? Ma non è andato al lavoro oggi, sul nostro suggerimento. Il padre lo ha trattenuto in casa. Hai messo qualcuno al suo portone? Sì, ci ha mandato Melù e Poiret. Capo, il procuratore Comelio sulla 1. Pronto? Buongiorno, Maigret. Ah, signor procuratore. Vi ho mandato un rapporto mezz'ora fa, non l'avete ricevuto? Sì, ma è un po' scarno, non c'è niente di sostanziale. Purtroppo non ho da aggiungere altro. Sentite, Maigret, io ho bisogno di mettere fine a questa storia. Ma figuratevi se non lo so, vi capisco benissimo.
Io non so che cosa dire ai giornalisti che mi assillano. Sì, vabbè, ma posso permettermi... Me ne volete andare, sì o no? Ah, sì, sì. Oh, scusate, signor procuratore. Prego. Posso permettermi un suggerimento? Fate come me. Chiudetevi in ufficio e non rispondete a nessuno. Non possiamo mica inventare notizie per la curiosità degli oziosi che desiderano sapere come lo spettacolo va a finire. Mi raccomando, Maigret, non appena avete anche la più piccola notizia, perché mi pare di essere assediato. Certo, signor procuratore, vi farò premura di comunicarvi immediatamente qualsiasi notizia che valga la pena di disturbarvi. Riverisco, signor procuratore. Franz, Jean-Pierre, Jérôme, adesso non so. Allora. Beh, e cosa mi dite del vostro lavoro? Che va abbastanza bene. Certo, per ora non ho proprio un contratto, ma nella prossima stagione ci sarà un posto per me, fisso. Ah, però, la paga? Ci posso campare. Beh. Scusate se sono indiscreta, ma visto che non vi decidete a parlare, non credo che siate venuto a cercarmi stamattina e ora soltanto per il piacere di vedermi, eh? No, per il piacere di vedervi, senz'altro. E poi ho una notizia per voi, ecco. Buona o cattiva? Beh, credo buona. Hanno trovato il testamento di Couchet. Ah, e questa è la notizia? Sì. Lascia tutto il suo patrimonio a tre donne. Tre donne? Sì. Lascia tutto diviso in parti uguali alla prima moglie, alla seconda moglie e a voi. A me? Sì. Ma ne siete certo? Sono certo. Ho letto io il testamento, io stesso. Dunque. Cameriera, per piacere. Desiderate? Mi volete portare un altro di... Subito. Grazie tanto. Hai perfettamente ragione. Uno spettacolo meraviglioso. Sì, sì. La prima donna poi. Eccellente, eccellente. Champagne. Pastissimo. A voi, prego. Grazie. Scusatemi. Vi ho fatto fare una brutta figura. Sono una stupida. Ma è la prima volta che ricevo un regalo da qualcuno che non vuole niente in cambio da me. Perché lui, non so se mi spiego, lui che interesse aveva a lasciarmi? Vede che era molto affezionato, no? Oddio. È così bello che non riesco a crederci. Ma sua moglie non si opporrà. Beh, può darsi che si opponga. No? Bisogna vedere però se ci riesce, perché... No, lei è ricca. I suoi sono gente importante. Ci riuscirà, ci riuscirà. Ma non me ne importa niente. Mi rimarrà sempre la gioia che lui ha pensato anche a me.
Tu. Sono proprio una stupida. Andiamo. Non riesco a dire altro. E poi tutto è capitato così all'improvviso, inaspettatamente. Guardate, se sabato pomeriggio qualcuno mi avesse detto che non avrei più visto Raimond vivo, io gli avrei riso in faccia. Lui aveva buona salute, eh? Era pieno di vitalità, ecco. Diceva sempre di aver lavorato troppo e che era tempo di godersi un po' la vita. Ma certo. E se la godeva? Beh, non saprei dire. Vedete, non era un uomo come tutti gli altri. Delle volte, per esempio, sembrava che stesse divertendosi moltissimo, no? Poi di colpo se ne usciva a dirmi: che sporca vita, eh? E il buffo è che ci rideva su. Il commissario Maigret? Sì? Hanno telefonato ora dall'albergo Pigalle. Vi pregano di andare là immediatamente. Ma chi ha telefonato? Ma la padrona, credo, se ho capito bene. Scusate, dovete vada. Oh, vengo anch'io, commissario. No, pensate nemmeno. No, vado io solo. Per carità. Ma scusate, ci volete... Sì. Volete pensare voi? Faccio io. Grazie tanto, eh. Voi, commissario. Arrivederci. A presto, no? Sì, spero. Mezz'ora fa. Questo è il mio quartiere, perciò hanno avvertito il mio commissariato. Ma quando ho saputo che la persona era sorvegliata da voi... Ma com'è stato? E dice che stava pettinando. E lui vicino alla finestra. State zitte voi. Su, andiamo. Fatevi forza, eh? Fatevi forza. Com'è andata, eh? Mi guardava, fischiettando. A un tratto mi ha detto: stai carina, ma non sai pettinarti. Poi ha ripreso a fischiettare. E d'improvviso non l'ha più sentito. E allora? Mi ha preso una sensazione di vuoto. Mi sono voltata e la finestra era spalancata. Senza un grido. Secondo voi è caduto o si è buttato? Ma giudicate voi, stamattina l'ho accusato di aver ucciso suo padre per derubarlo. Si è ucciso perché si è visto scoperto. Oppure perché era innocente. E per voi, commissario? Senta. Pronto? Sì, sono io. Chi c'è? Ma quando? No. Hanno sparato? Sì, va bene. Quale clinica? Saint-Jacques. Sì, va bene, vengo subito. È accaduto qualche cosa? Beh, è stato arrestato quel Paul Ferrand. Finalmente, dove? Nella soffitta di sua nonna, dove si era rifugiato un'ora fa dopo una sparatoria con due dei miei uomini. Sono dei feriti? Sì, uno. Mio nipote Jérôme.
giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri.